Ciao Caterpies, benvenuti in questo primo video del 2021. Ho deciso di farlo in tre modi. Primo, vestito da bradipo. Adoro questa tutona pigiamosa, tutta questa in uno. Secondo, portandovi uno dei mazzi che ho più odiato in passato per l'avventura colonia, ossia Leaky Leaky. E terzo, tirando fuori un estratto di quella che è stata la live di questa sera, perché abbiamo giocato parecchie partite questa sera e ce ne sono alcune che meritano davvero di essere viste, perché fanno vedere esattamente il potenziale di questo mazzo. Per cui sigla e poi Leaky Leaky. Bene, eccoci qua con la lista di Leaky Leaky. Faccio vedere la lista come al solito. So bene che la maggior parte delle volte, la maggior parte delle versioni di Leaky Leaky è chiaramente Welder. Tuttavia è la prima cosa che ho provato, nel momento in cui ho fatto Leaky Leaky, era montarlo Welder. Non mi è piaciuto per niente. Perché? Perché il fatto di poter attaccare semplicemente quando avevo Welder, essere limitato da Welder, insomma, orribile, non mi è piaciuto per niente. Per cui ho cambiato, esattamente come potete vedere, il motore di energia è molto 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 diverso. Le triple non possono mancare, attacca con 3 in colore, per cui ci stanno semplicemente benissimo. Le doppie, in modo da poterle sfruttare assieme a energia elettro e Tapu Koko. Anche soltanto poter fare un'energia elettrica Tapu Koko è il più delle volte quello di cui avete bisogno. E la capture, perché con la capture posso andare a prendere all'inizio della partita a uno dei due pezzi che mi serve per settarmi bene. Sto parlando di Snorlax, quando è attivo posso pescare fino ad avere 7 carte in mano e finire il turno, o altrimenti Zacian, semplicemente pescare 3 carte e finire il turno. Ma che cosa fa una degli artwork più brutti che io abbia mai visto? Leaks Go Crazy, 90 danni, scarta un'energia assegnata all'avversario, attivo ovviamente, una delle carte che hai in mano e la prima carta in cima al mazzo. Allora, non so come la vedete voi, infame è infame, perché a me non mi piace i mazzi infami, lo sapete, ma sono fatto così, ci sta. E se state guardando questo video, se state seguendo questo canale, vuol dire che sotto sotto un po' le infami piacciono anche a voi. Per cui 90, scatta l'energia, scatta una dalla mano, scattano tutto e ciapalapalapa. Avrete modo di vedere le partite che fa decisamente il botto. In realtà, allora, pensavo che in generale il matchup contro DP fosse orribile. In realtà, durante i live mi sono capitate parecchie partite contro DP ed è stato un mezzo massacro. Per loro, ovviamente. Per cui, vedete voi, penso che soffra decisamente di più i vari Pikachrome e Welder per via delle assegnazioni che tira fuori. Ma non sottovalutate il fatto di scartare una carta dal cima al mazzo e dalla mano, perché in aggiunta all'energia che scatta davanti, e ripeto, è un single prize, per cui devono farne fuori 9, non è facile vincere contro questo mazzo. Oranguru e Mewtwo sono la combinazione che ho scelto per andare a recuperare supporter principalmente, non è che servano, però gli scuba planeta già ce li avevo, perché altrimenti lo Snorlax ciao che lo tiravo su. Gli scami ce li avevo, per cui ho detto vabbè, ma consistenza non fa schifo aggiungere, no? Per cui messa dentro insieme a Crobat, doppia copia di Crobat perché prendere le carte in mano non fa schifo, e Unicornio. Lo ricordo, lo vedrete nella maggior parte dei mazzi che sto facendo, perché sono tutti degli spa praticamente, e avere un Unicornio che pesca 3 carte ogni volta che qualcuno schiatta è una cosa fantastica, per cui Unicornio e ciao. Martelli, 4 copie di Martelli, 3 copie di Yelgrant. Perché? Perché se posso far fuori un'energia ogni turno, perché non provare a farne fuori anche più di una? Doppia copia di Incenso, 4 Quick Ball, 4 Marni, 4 Research. 4 Marni in questo mazzo sono bellissime, perché di fatto dopo l'avversario dai 3 carte, perché 4, una li attuali subito, per cui sono 3. Una sola copia di boss? Sì, è vero, ma tanto posso recuperare, per cui forte di questo fatto ci si mette solo una. Vedete voi, se volete la seconda, tanto meno male, una volta che date fastidio davanti e dietro con lo IR, non è che avete granché bisogno di chiamare davanti, per cui io nelle parti che ho visto la singola copia mi è bastata, però insomma, vedete voi. Questo è il mazzo che vi propongo oggi, primo video del 2021, Leaky Leaky, per cui vediamo come funziona con qualche bella partita. Ciao Caterpies, questo canale è sponsorizzato da Po Town Store, il negozio numero uno online per l'acquisto di codici per il gioco di carte collezionabili Pokémon. Sul sito che vedete in sovrimpressione trovate tutti i codici disponibili sul mercato, incluso il nuovo set Vivid Voltage che è già disponibile.
Perché scegliere Pawtown Store? Per tre semplici motivi. I codici ci sono sempre disponibili, vi arrivano direttamente via mail senza che voi dobbiate aspettare nulla e in più tramite il redeemer automatico li potete inserire direttamente nel gioco online così. In più, in aggiunta, con il codice iCaterpie avrete diritto al 5% di sconto sull'acquisto di tutti i codici che potete prendere su questo sito. Cosa state aspettando? Scegliete subito Pawtown Store. Tra l'altro non so quanti giochi lo adri a Captain Tsubasa Dorimo Team, ma oggi ho pullato per il mondo, sono contentissimo. Sono contentissimo, Iare, hai capito? Non importa, se saremo insieme, non importa quante stronzate combinerai, comunque resterò contentissimo. Bella, ti voglio così, speranzoso. Bravo, cioè tu non hai capito, della serie che se siamo vicino ti chiamo la doppia, io ammazzo, tu le porti e mi butti fuori, va bene comunque. Guarda, ieri comunque non ho ancora provato live perché sei una brutta persona e perché non c'eri. Sei pessimo! Ma noi ti vogliamo bene lo stesso, Eugenio, perché noi siamo persone superiori. Vabbè, se per questo non ce l'ho neanch'io. Ma che tu eri una brutta persona, già lo sapevamo. Pessimo! Vabbè, ma tu sei le manfrine col figlio del maresciallo dei carabinieri, ci credo che non ci sia. Lì, altro io che... invece ho trovato niente disinstallato. Potevano succedere entrambe le cose, sono stato fortunato. Qua ti dico soltanto, Andrea, che prima di oggi avevo usato 900 Dreamball e non avevo trovato praticamente nulla, c'era tipo un soda Dreamfest, cioè proprio merda, ok? Oggi invece faccio... dov'è? Ah sì, una tripla su quello di Tsubasa, non trovo niente, in quello omaggio trovo Tsubasa. Ne faccio due in quello di Naturezza. Nella prima non trovo niente. Nella seconda trovo tre SSR, di cui Akai e Naturezza. Per cui c'è proprio contentissimo a livelli che non potete capire. Ehi, slash, perché ovviamente non ho la minima idea di che cosa faccio. Likidiki. Riesci a alzare un po' il volume? No, non che non voglia, che proprio più di così non posso alzare al massimo. Il volume del... vuoi prendere il microfono più vicino? Metto il microfono più vicino, ditemi se cambia qualcosa. Più di così non posso fare, mi spiace. Ale, appena poi mi farai sapere se te l'ho mandata in maniera giusta la lista. Ah, sta giocando contro DP. Ah, cazzo, è vero. Vabbè, zio, ormai mi sa che io. Oh, ma se batti la DP, tanta roba. No, ovviamente batto la DP, zio. Che domande. Eh sì, gli scatti l'acqua. Ciao. Ovviamente batto la DP, non ci sono forti dubbi in merito. Ciao, Stefano, buono anche a te. Licky Licky forse prende da Wilder's Box. Siamo un po' di tempo, sei il mio preferito, spiega attentamente ogni mazzo e tutto in maniera accurata, quindi non mi vengono a morire. Bello Fabio, fa un sacco piacere, grazie. Esiste una carta che ti fa fare 2 GX? Sì. È la Misty e Lorelei, mi pare che... però ce l'ho con gli acqua. Cioè voi avete capito da questa domanda che 2 GX intendeva 2 attacchi GX? Sì. Penso sì. Siete troppo forti. Tu avevi capito tenere 2 GX nel mazzo? Io non avevo capito un caso, infatti le stavo per dire cosa che hai chiesto. Vabbè, Ale... noi della chat siamo qui per aiutarti. Sì, ma infatti meno male se diamo a questo. Voi. Meno male ci siete voi. Allora, questo qua. Una testa sul martello? Manco per il cazzo, aggiungerei. Non importa. Faccio Marni allora. Caspita che carte interessanti, raga. Lix, go crazy, via. Oh, una acqua, mannaggia. Oh, una resurrection, mannaggia, raga, mannaggia. Auguri, ciao, giù, non devo giocare i notti insieme al Dio, bella, di bella, zio, bella, raga.
Buon anno, auguri a tutti. Ciao, 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 ciao. In tre misure, però, pesca. Perché sta giocando ad IP? Perché ho sbagliato, mi sono dimenticato e mi seccavano fino alla partita. Dimostreremo che questo mazzo è forte anche contro ADP. Questo mazzo non è forte ADP, questo mazzo è incredibile contro ADP. Allora. Ma lui non è riuscito a fare GX, vero? No. E qualora lui facesse GX, tu... gli scartiamo subito l'acqua. Scusate, sto pensando... posso fargli sparire due energie davanti? Oppure posso fare Marni. Non so cosa è meglio. Ma attacco più martello, no? O se no non ce l'hai gli L più stamp? Ah no, lui non ti ha fatto danni, fai niente. Easy win. Adesso avrei fatto Mewtwo, metto in cima Yell e gli faccio sparire due energie. Che lo dico a fare? Easy win. Ciao Spiderman, splendido anno anche a te, caro. Bella. Che forte che sto richiedendo. Incomincio di moneta, vuoi andare per primo? Che domande. Attenzione. Con questo stoppi anche la tattica con Angulo. Metti in cima quello che vuoi. Butto via bossoli, tanti bossoli sono sopravvalutati in questo gioco. Stomax, pesco 3. Sono scordato, tanti auguri, buon anno. Tanti auguri anche a te, tanti auguri Teo. Inizia a testare mazzi, a giocare nei tornei senza DP e batti pure DP. Easy. Essendo all'inizio devo per forza arrivare a 2000 punti ogni stagione per prendere carte? No, puoi anche comprarle. Puoi anche tranquillamente comprarle le carte, nessun problema. Anche perché adesso c'è l'esteso, diciamo. Energia allo Zamazenta. Energia allo Zamazenta e Dedenne. Vediamo cosa aveva in mano. Aveva in mano qualche energia. Ale, tu hai visto Polar Express? Sì. È quello del treno? Sì. No. E se l'ho visto l'ho rimosso. Ok, quindi vuol dire no, che... no, è infame, ti ha fatto... No, bene, tanto finché ci abbiamo Starks davanti ce ne frega. Ciao, Sosa, un sincero auguri, Rion, ti passa tranquillità, raggiungi i tuoi obiettivi, ragazzi, se non vuole. Allora, questo va qua. Questa va qua. Che forte che sia. Zacian, metto giù Zacian. Non so se voglio Zacian. E io metterei un altro base a posto dello Zacian. Non so. Non lo so. Vediamo, al massimo me ne pento e do la colpa fortunella. Easy. Se al posto di energia elettro Cocco giocasse di energia pesca. No, il Cocco è più figo. Giù questo pesco 3. Ma che forte che sto Stormax, ragazzi. Ma che forte che sto Stormax. Ciao Giuseppe, bella zia, non hai provato un mazzo simile tempo fa? Non ricordo sinceramente. Può essere, ma di certo non così. Magari simile, magari sempre con gli chilichi, però non così. Attenzione, 4 energie e metallo al cesso. Però Ale, per Natale potevi fare tipo il deck di Natale con l'SQV.
Quando ho trovato un boss, dicevo, facevo dei danni, andavo per fare il secondo stato turno, mi faceva effetto. Matteo, non puoi fare due dei danni nello stesso turno, ma quale bug, Matteo? Vai tranquillo, abbi tranquillo, anzi no, mi scuso io se non ti rispondo, però cioè, mi conosci, non sono uno che cerchia allora molto mia telematica. Che cacchio faccio, Mario o Yel? Ale, ma quanto sarebbe bello rimettergli in mano l'acqua con lo Yel e poi scartargliela con Licky Licky? Vabbè zii, se mi tenti così però... Se dai, che cioè, non volevo farlo, però raga, mi tenta, cioè... Impazzisci se ti succede. Vabbè, gli hai levato un boss order. Che mi frega, ne ha 15. No, penso che qui trova malissimo. Oggi ho trovato un bug su DGO, sapevo la mano dell'oppo, cip all'incinato e avevo fatto poche ghia. Che stronzo che sei, Nico. Brutta merda. Ah, ma tanto secondo me non è un bug, succede soltanto agli internazionali brasiliani. Comunque secondo me se adesso non ti riesci a fare il GX e poi li tiri la marne, ti quitta per davvero. Raga, cioè, si vince facile contro TP. In 3 piece vuoi, faccio male. Ecco. Marni, martello e gli scatto l'acqua dietro. Ah, c'era qualche... Ok, vabbè, ma sapessi. Se avevi i boss, Ale. I boss sono sopravvalutati, quante volte te lo devo dire. Ma non giochi, per esempio, la Grid Catcher? Nah, ma che me frega? Guarda quanto casino che faccio semplicemente, boh. Qual è il casino che faccio se si sbaglia? Oltre al combat, cos'è che gli è scattato? È andato un po' sordo. Professor Sage, dai, diamogli la soddisfazione di fare almeno il GX. No, il GX è sottovalutato. Bravo, fai GX. È sopravvalutato. Great Catcher, se solo avessi lo switch in mano. Ah, aspetta, ce l'ho! Assurdo. Adesso ti scrivo quel play, impazzisce. Ma io non... Perché Ale? Cosa? Ah, vuoi fare la research? Sì, certo. Mannaggia. Ma è una gioia, raga. Lo dobbiamo per forza farlo attaccare. Cosa fuori di Ao? Il Mawile ha tirato via. Sì. Cioè, non che serviva qualcosa. Mawile, energia acqua e magni dalla mano. Da 3-0 ci sono! Ho un dubbio, se una carta ti permette di vedere la mano dell'oppo e dopo averla giocata giochi una carta che fa scartare carte alla mano, puoi scegliere quale togliere? Assolutamente no. È un mazzo 1000, è un mazzo completo, sì. C'è di tutto qua dentro. Guarda che forte il mio avversario. C'è anche lo switch. E tu i giochi di stampa?
secondo me due stampini ci vogliono. Dedelle? Ti prego, fai Dedelle! Ti prego, fai Dedelle! Dai! Sì! Una carta è rimasta nel mazzo del mio avversario! Cosa fa questo mazzo? Distrugge ADP! Trucida gli avversari! Ale, non gli hai fatto abbastanza volte l'attacco del liquido? Il mio avversario ci è rimasto talmente tanto male che ha deciso di finire il mazzo! Ha deciso... GG. Cate pazze. Mamma mia. Che forte. Che forte. Ma no, ti dico, in realtà, Fede, qui il matchup è molto meglio contro ADP che contro gli Welder, per esempio. Per cui... Licky Licky è un attacking mill control, slurping, BDF, Yari deck. Yari, esatto. Licky Licky è una gran rottura di coglioni. Oh, sono quattro procione. Cioè, no, non è procione. Cosa? Lui non c'ha l'avatar da... Sì che l'avatar da liceale. Sì che c'ha l'avatar da donna. No, da donna è un altro. Ma sei sicuro? Forte c'ha la donna. Questo è il profilo di insieme di Forte e procione. Ah. Trainer con i numeri e l'avatar da donna. Che è solo di pisto beccare per il mio. Dai, ma basta di più, dai. Quanto vale adesso Liquid Tung? Nulla. So che valga Liquid Tung, nulla. Aspetta che faccio il video e poi ne parliamo. Attenzione. Attenzione. Il mio avversario mi sa che non aveva idea di che cosa lo stesse aspettando. No, secondo me non aveva idea che tu avevi quasi tutto in mano. Energia, energia, no! Un'altra energia, lo c'è, via! Ok. Benvenuti al nuovo episodio di Mazzi di Fio, oggi ne vedremo uno che ha battuto di 3. Dai, facciamo tre, dai. Tanto dici, non avrò un'altra tripla in mano, giusto? Ci sta. Ma stasera quindi Among Us, vero? È venerdì? Sì. E allora perché facciamo domande alla Yari? No, perché avendo giocato ieri / stanotte mattina non sapevo. Niente ragazzi, io non so che dire, sono troppo forte. Sta cercando il modo che tu finisca le triple. Eh no, ti manca ancora una tripla. Due triple. Poi, ti vuole fare, tipo il control facendosi far secchi gli ADP. Poi dopo lui ha un turno per carità. Ma fatto, hai capito? Io adesso faccio 90, poi il signor doppio lo ammazzo con l'attacco di 40. Ciao Claudio, bella zio, auguri anche a te. Un mazzo basato su Boba Fett B per dare danni all'avversario che lo cambia un nuovo champ contro ADP e Ternatus controlla tutto, sì, fallo. Fai il mazzo, fammi vedere come va e poi vediamo. Quanto vale il Gengar coccoloso? Non ne ho la minima idea, so che lo trovi su Potamo Store. Non vedere quanto costa. Basta giocare a questi mazzi che rovina esperienze di gioco altrui. Ma che cazzo, what? Ma non rompete i cosiddetti. Oh, tre post order! Molto bene. La si vince easy. Easy. Se lui ti lascia ma quello è un genio. Ok. T'ha dato il modo di caricare Liquitung, cosa te fregare? Ma io voglio fargli 90 in realtà. E ti scarti l'ulti e ti scarti anche questa energia triple. Io la terrei. Fagli piuttosto 40. No, neanche. Ok.
Volevo prendere Zacian. Non so, vediamo. Ah, si diverte a ordinare esperienze di gioco al tour, che si facendo migliora molto la sua. Questo è straordinariamente vero. Ciao la B, bella zio, auguro di anche a te, un abbraccio. Vedi, la devi tenere la trip. Ma in realtà io adesso posso ancora attaccare. Sì, ma devi trovare lo switch. Quello non è un problema. Ma ritirai già gratis. Vabbè, non ho visto niente, dai, faccio finta che non ho visto niente. No, ti volevo far vedere che c'aveva lo switch, dai. Una quick ball? Ne hai fatto già il... ok. Attenzione! Alexander House! Oh! Via un altro martello! Via una research! Licky Licky is in the house! Raga, io gioco questo a Limitation. Guarda, io mio padre mi mena, se gli porto un'altra cosa in questo gioco mio padre mi mena. Ma se te lo dire forte, no amore mio, no, più che altro per via del Picacron, per via del Picacron. Ciao Swear, vanno anche a te, caro. Ma lei già non tanto alto dallo stato di famiglia solo per aver portato Sitting. Non ancora. A sto punto Zizio compra aggiungere danno? Nah. Ne frega, tanto mica io gli faccio altro altro. Ma lui si ostina con quella di Pio. Oh. 3 su 3! Anche allenatore ti fai di alte scale. No, non sei, c'ho 4 switch, 4 lettini. Oh, guardalo, guardalo quel DT Tinko non più abbonato. E se no non gioca da Mongas. Ma tra l'altro anche l'ultima volta sempre di venerdì, eh? Sì, sì. Stasera, no, gioca e non gli facciamo fare l'impostore. Anzi no, ogni partita è il primo che buttiamo fuori. Meeting, fuori diti. Meeting, fuori diti. Meeting, fuori diti. Ah, tu dici punti potenza e via. Sì, 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 fuori diti. Ok, finché non fa l'abbonamento. E se siete tu e lui l'impostore? Fuori diti. Sì, ci sono priorità. Sì. Non ci credo né ora né mai. Vabbè, ormai l'ha detto, intanto gli altri andranno a chiamare il meeting. È vero. Ti tinco scancio i cash. Poi appena vediamo Ale che fa no, dai, questa facciamogliela giocare, fuori Ale. Sì, sì, è vero. Ci sta, esatto. Poi magari Ale lo dice perché è di buon cuore. Ma ciò con 15 pochi non basta, pericolo. Non ho fatto fare 3 mulligan. Vabbè. No, ma tu non sai male, sotto sotto non ce l'ha un cuore. Cinzao al 3 è forte. Vabbè dai, Ale contro Eternatus. Anzi, spero. Si va a prendere Zaciano. Zacianolo! Servirebbe un Licky Tung, Licky Licky, però
insomma, cioè, si può vedere, si può vedere. Lasciamo un po' lui. Tu The Dandy non lo giochi, vero? No. Allora, ma chiedere i soldi sotto minaccia non è reato? Beh, sì, si chiama estorsione. Dovrebbe essere. Trovato la sigla, sto guardando adesso. È un executor cose. Un executor roba. Non è bruttissimo. Vi volevo mandare un messaggio strappalacrime dopo le ultime affermazioni. Ciao, bene, auguri, sì. Ecco, Ditti, forte, hai visto, mi hai fatto rimanere male Ditti, brutta persona. Male, cavolo. Un autoloss da Eternatus, addirittura. Io stronzo pensavo fosse un autowin. Oggi... adesso vediamo. A proposito di Eternatus, oggi in Reddit abbiamo avuto una discussione su uno scambio di idee. Secondo te, Ale, se un Pickham gioca Vika Volt contro Eternatus, quanta possibilità ha di vincere quella partita? No, perché dovrebbe dargli fastidio? Non gli dà fastidio, giusto? No, con i suoi play non mi sembra che gli dia particolarmente fastidio. Anche perché praticamente di item non li gioca, c'è soltanto l'equipol, basta. E i switch? Intrepid Sword è arrivato Licky Licky! Dai, non fare marmi. So che ho forse qualche carta in mano, ma non fare marmi, dai. Buon anno, Fabio! Bella zii, buon anno, auguri! Che l'anno del Bravico sia con te. Giochi il Communication? No, gioco direttamente gli Evolution. Fammi capire, tu al secondo turno hai 5 energie fuori. Okay. Vincerai sicuramente questa partita. Ok. Ah, è arrivato Nugget. Ciao. Si era vagamente sentito. Che non mi sento? Male. Ti sentiamo. Ok. Allora, se devo stare non fa male, cosa faccio? Boss Order, chiamo davanti l'Eternatus e le... E KO. KO. Sconsolato, Ale. Vabbè, c'è quasi tutto, dai. Che significa anche che non c'è nulla. Esatto. Beh, se va davanti con Eternatus, Ale. Guarda, Penso a te, veniamo da 5. Ma le tiri non si giocano più, zii. Gli switch servono meno con le energie speciali allo stadio. Non è che servono anche gli switch. La stadio la può giocare. La stadio la può giocare. Messi non verrà mai all'Inter, zii. A caricare la lista per il invitation. Sempre lo stesso form, giusto? Sì. Ma una specie di antimeta con altare Excadrill? Ma guarda, ho visto che ha già fatto risultato, per cui la lista dovrebbe esserci sul limite, spendi pure quello. Allora, il mio stadio quindi ha sicuramente un'altra energia in mano perché l'ero tolta prima. Ma
Questo va giù. Come si chiama il mio team? Levalo. Ale, ma retino e metti sull'orangur. Ma io voglio attaccare. E cosa gli attacchi? Gli attacchi per dare il doppio K? Posso fare... Wow, ok. Attacco 90. Spero di scatenare energia. Sparo un bel curso la Lika Rockettina Chomp. Cos'è questo? Vuoi che io faccia l'armamento? Non ti basta che quando gli ali è forte chiedo di spammare sul primo farlo? Ma certo, non vedi come puoi fare l'armamento per non farlo un po' quello che vuoi. Hai accomodato per smesciare? Creatura indegna? Carmine, però... bisogna fare l'abbonamento per spammare da un'altra parte. Boss order. Qui non hai un modo per tirare. Hai un modo per tirare. Hai un modo per tirare. Vabbè, non è un problema. Tanto io top deck. Ok, lista inviata. Non è un problema, tanto io top deck. Come sei? Vabbè, ma cosa ti serve? Mewtwo. O Team Yellow, martello testa. Mewtwo. Mewtwo per la Ye. Anzi, il sogno sarebbe la Quick Ball, così scarto anche questa energia e ne assegno due. Cioè proprio il sogno è la Quick Ball, ne ho vista soltanto due, per cui vediamo. È possibile. No. Assegno Crobat. Ho trovato qualche energia, cuore vuole. Avevi bisogno delle triple? Sì, qualche energia, sì. Ma lo vedete anche voi il bug di qua? Buon anno, Luca! Buon anno! Cosa? Il bug? Fuoco. Non scappate l'energia all'avversario. Diventa un fuoco. Sì. Beh, tu quante energia hai nella pila di scarti? Non gliene sono rimaste tantissime. 5 le ha scartate da solo. Queste qua, la sesta. Quella in mano. Però se lui riesce a avere in mano due boss, ne ha già due fuori. Anche tre switch fuori, ora Anguro su tripla. Una tripla
che gli becchi un'energia in quella mano. Vabbè, non è che così non gli ho fatto male comunque. Tieni anche conto che di modi per ti hai 3 switch fuori, 2 speciali fuori. Quindi ha ancora 2 speciali e 3. E la... Ma tanto con la stagione poi ti o 2 o 3. No, devono essere base. Switch. Ma ha messo giù la stadio. Ma tu giochi in stadio? No. Forse una caos. Nel caso bisognerebbe. Almeno uno. Oh! Ultimo switch andato, un'altra energia andata. Ma l'attacco com'è che si chiama? Liquidi. Sì. Leccate pazze. No, leccate pazze. Ok. Let's go crazy. Ma poco lo butti giù. Sì, sì, sì. Sì, sì, morto questo. Sicuramente lo butti giù. Eh? Quanti attacchi si è preso? 2 o 3? 6, 2, 8, 9. 4 attacchi. No, sì, allora, la sesta energia buio ormai non me l'aspettavo. Allora, qua mi dici che mi ha divertentissimo. Soprattutto adesso costava soltanto una busta, o anche meno. Penso che... Toxic Rock. Ok, allora non mi ammazza ancora. Però a breve sì. Cioè, mi fa... in questa partita mi fa più male Slowbro di Eternatus. Vabbè, Ale, noi abbiamo gli switch, no? Sì, il problema però è che... lui adesso mi fa 70 danni, vuol dire che... al tuo turno muore. Adesso... vediamo, aspetta, vediamo. Attenzione, switch. Ne abbiamo presi 4 con una busta. Perfetto. Oh! Basta che non mi hai top deckato un toxico rock in cambio, sono a posto. Perché è con l'ultimo toxico che mi ammazza. Ma Slobo quanto ha ancora? Ciao, tremola. Ha 30 di vita. Il problema però è che quindi, io non ho più di kiki, questi sono gli ultimi. Prossimo attacco gli metti KO. Quindi il prossimo attacco gli metti KO. Ma lui mi ammazza gli kiki dietro. Ma che cos'è sto coso, Ale? Qualcosa che è anni luce lontano dalla tua comprensione, Tremola. Non provare. Di... quindi ogni mazzo va di qua. Tipo... oh, oh. Che fa sto liquidi, ragazzi? 90 con 3 energie in colore. Scarta una carta a caso dalla mano del tuo avversario. Scarta energia assegnata all'attivo. E scarta la prima carta del mazzo attraverso. Oltre ai 90. Fase 2 o fase 1? Fase 1. Senza DP era anche abbastanza giocato. Never online poi. Quando ancora DP non era così forte. Male, ma tu gli switch li hai finiti? Voglio scopa net. Ok, quanti? Non ne ho idea. Ancora? Tre ne ho. Oh, ti prego, si pesca. Quello che voglio fare io adesso è il... posso solo slow bro.
No, ci avevi ancora un boss order in mano. Bastardo. Beh, se lui ti chiama davanti quello slobro, a suo turno. È vero, cioè non ha più modo di ritirarlo sto slobro. Sì, c'è la sua storia. No, l'ha appena usata. L'ha usata. Sì, ma il discorso è che anche se muore, se a me muore questo Likiliki io non ho più attaccanti. Non hai modo di rimetterli, è vero? Non hai i Ammi, non ne giochi? E si va di Oranguru. Ma è anche vero che lui non lo sa che io non ho più attaccanti. Allora, scusa, ma... È anche vero che lui dopo questo non ha più nulla per farti danno. Tu mettiglielo un... Esatto, io lo metto. Dai, che lui è già buio, mi può ammazzare con un pa. Gliela scarti adesso. Niente boss. Scusa, ma con un boss sull'Eternatus non hai praticamente vinto. Non hai detto, abbiamo ancora potenzialmente due speciali in giro. Una la segnala adesso al lupo per farmi il KO. È uscito fortuna. Ok. Magari sono le ultime due nei premi. Ah, l'altro slugo ce l'aveva. Tu non riesci a vincere la deck out? È quello che sto provando a fare. Ma lui non ha più Eternatus, no? Ci vuole un po' di culo che una è prize e una la scarti tra la prima del deck o dalla mano. Ma non scarta più adesso. Non scarto più, non ho l'emozione. Faccio 40 danni. Non hai l'emozione. Niente. Beh, ancora una Marnie in giro. Potrebbe giocare anche meno speciali, eh. Comunque aveva già parecchie energie. Quante sono fuori? Oh! Non gioca altre speciali! GG. Ma tu devi per forza infliggere danno? Aspetta che sto per vincere una parte attaccando di Digitung. Sentilo come contento. il bradipo che c'è in me sta scorinzolando. Oh, Likiduk! Sierra! Che culo di merda. Calcolato! Calcolato, altro che culo! Che forte. Che forte. Tremola quando vincerà una partita attaccando di Likiduk, ne riparleremo.